oggi chi è l'agente immobiliare, cosa fa e come si diventa. E noi il quesito lo giriamo a Giambattista Baccarini, presidente FIAIP, che è la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionisti. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori. Buongiorno. E chi è oggi l'agente immobiliare, presidente? Ma oggi l'agente immobiliare è una figura professionale che è ritenuta sempre più utile e necessaria da parte della collettività. Il lockdown, diciamo, dell'anno scorso, anzi di 2 anni fa oramai, ha certificato che nessuno compra o vende la casa online. Certamente tutti i cittadini, diciamo, la individuano sempre di più tramite il digitale, tramite l'online, ma poi i momenti in cui devono visionare fisicamente l'immobile per percepirne, diciamo, innamorarsi della casa, perché poi bisogna innamorarsi, ecco, necessitano poi di una figura che li assista e, dal punto di vista contrattuale, dal punto di vista empatico relazionale, e gli faccia acquistare o vendere l'immobile al giusto prezzo e senza problemi a livello documentale. Senta Baccarini, però ci sta molta gente che compra senza l'intermediazione, cioè compra direttamente perché in qualche modo sembra sfidarsi di più della propria valutazione piuttosto che quella di un no agenzie messo in rilievo tante volte, il famoso no agenzie. Prego. Ma in realtà noi abbiamo un dato ufficiale di circa il 50% di intermediato a livello, diciamo, ufficiale, ma poi c'è un 30% di abusivismo imperante. Infatti qui ci sarebbe tutto un tema legato ai controlli da parte delle camere di commercio piuttosto che gli organi di vigilanza, quali i vigili urbani e la guardia di finanza, che dovrebbero controllare tutti i requisiti e le caratteristiche che... Questo è importante, cioè bisogna dire che comunque chi fa la professione garantisce, ecco, garantisce più del libero mercato, ovviamente. Ma certamente accade che rispetto a 40 anni fa, che c'era il sensale, il mediatore di piazza, la figura dell'agente immobiliare si è evoluta fortemente, e noi come federazione tra l'altro abbiamo ideato e messo in atto una procedura di lavoro che si chiama una FIAIP, che in pratica, prima di mettere l'immobile sul mercato, si va a controllare, verificare anche e soprattutto tramite, certo, professionisti convenzionati, tutta la documentazione relativa all'immobile e poi valutarlo, perché poi i cittadini non vogliono né svendere l'immobile ma nemmeno strapagare. No, certo. La figura giusta. Presidente, comunque le agenzie immobiliari non prendono poco per glielo dico con garbo ma con grande nettezza, insomma. Ma dipende sempre dai punti di vista, nel senso che se io come agente immobiliare... Tirar fuori i soldi non è un punto di vista, Sì, ma... Carità, io non è che voglio... Però, insomma, sì, ma il tema è legato se è considerato un costo o un investimento. Cioè, se io l'aiuto a non svendere la casa di 20-30 mila euro, me li paga 7-8 mila euro. Certo, però insomma... Ecco, siccome in Italia di cose che si pagano, tasse e roba varia, sono tante, insomma, ecco, semplicemente per questo. Senta, l'agente immobiliare che tipo di preparazione deve avere e dove si forma la professione? Dunque, l'agente immobiliare deve avere dei requisiti di legge che sono generali, morali, tecnico-professionali, cioè avere la maggiore età, essere cittadino comunitario o, se al di fuori della comunità, avere il permesso di soggiorno, avere una fedina penale pulita e avere il diploma di scuola secondaria di secondo grado e aver frequentato un corso di formazione dalle 80 alle 220 ore a seconda delle regioni di appartenenza e aver superato un esame. Dopodiché si presenta una SCIA, cioè quindi un documento presso la Camera di Commercio, e si deve stipulare una polizza assicurativa. Purtroppo non c'è, diciamo, un percorso di formazione continuativa obbligatorio. Su questo la nostra federazione ci sta lavorando e lo stiamo facendo tramite l'UNI, l'ente nazionale normazione, attraverso il quale siamo riusciti a mettere in atto una prassi di riferimento che si sta trasformando in una norma, la norma UNI, che preveda un percorso con una certificazione di qualità finale che consenta appunto anche una formazione continuativa. Baccarini, grazie di essere stato con noi e alla prossima. Grazie a voi, buon lavoro.